quello che stiamo facendo come movimento, che vengono eletti tutti quelli che saranno eletti, tutte le persone che ci saranno vicino, cittadini, associazioni, comitati di quartiere, parteciperanno con noi attivamente al cambiamento. Io non mi voglio dilungare e voglio far parlare immediatamente le persone che sono venute qui da più lontano. E abbiamo diversi candidati sindaci che parteciperanno alle prossime elezioni comunali nel Lazio. Quindi cedo subito la parola al futuro sindaco di Nettuno. Grazie. Buonasera, grazie per l'augurio per il futuro sindaco. Effettivamente noi stiamo lavorando per diventare sindaci perché in questo ci crediamo. Pensate che ambizione abbiamo. Noi nella prima frase del nostro programma abbiamo scritto: il Movimento 5 Stelle intende avviare a Nettuno un cambiamento di tipo culturale, politico e sociale. Pensate che tipo di ambizione che vogliamo fare. Vogliamo fare un progetto, un percorso a lungo termine, perché c'è bisogno di cambiamento. Se ne sente la necessità, tramite di noi sta cambiando un po' tutto. Si vede già la vecchia politica sta cambiando il linguaggio, no? Stanno parlando di cambiamento, di trasparenza, prima non sapevano anche cos'era, di riduzione degli stipendi, prima non se ne parlava mai. Purtroppo loro continuano a parlarne, noi continueremo a lavorare per riportare questo cambiamento. Facciamo rete, riusciamo a vincere. Buona serata. Grazie. Allora io, guardi, non voglio essere provvisto, però gli interventi sono tanti, quindi chiamerei subito l'Altini di Anzio, grazie. Grazie a tutti. Io sono candidato sindaco d'Anzio e voglio ringraziarvi per essere qui quest'oggi. Io credo che stiamo vivendo un momento, un'epoca di grandi cambiamenti, un movimento che nasce dal nulla. Arriva alle elezioni sfiduciato dalle vecchie forze politiche, ci davano neanche sotto al 10%, ci prendevano in giro, dicevano che non saremmo neanche entrati in Parlamento. Arriva lì e prende il 25% alla Camera, fa un risultato storico e si insedia dentro quello che era la roccaforte dei partiti dove loro hanno maramaldeggiato per anni. Io sono contento di essere qui e far parte di questa nuova visione collettiva che sta prendendo tutta l'Italia. Noi lì nei comuni più piccoli, certo non è Roma, Anzio, abbiamo solamente 56.000 abitanti, ma sentiamo dalle persone il cambiamento che è imminente. Siamo sicuri di fare un ottimo risultato e speriamo di diventare i nuovi sindaci 5 Stelle. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Allora, velocissimamente, l'altro candidato di Ferentino, se si può avvicinare a dire due parole, perché è importante far capire che il Lazio, allora, noi come oggi come Lazio abbiamo 15 liste certificate che concorreranno praticamente in quasi tutte le province, quindi io lascerei la parola al nostro candidato sindaco di Ferentino, grazie. Salve a tutti, sono Corrado, io prenderò proprio pochissimi secondi, ecco, vogliamo dimostrare con questa nostra presenza che siamo una rete che si distribuisce su tutta la regione, siamo un gruppo veramente motivato e cercate anche voi di darci una mano con il vostro voto, grazie. Grazie Corrado. Allora, l'altra particolarità è che su Roma ci sono 15 candidati sindaci, prende uno per municipio. E la nostra forza viene proprio dal basso, quindi partendo dai municipi noi costruiremo una rete che sosterrà il nostro candidato sindaco e tutti i nostri consiglieri comunali. Questo per far vedere a tutti che il cambiamento è già iniziato, cioè i nostri consiglieri regionali che sono presenti anche oggi non sono cambiati, sono esattamente come erano prima di essere eletti. E diciamo una mezz'oretta arriveranno anche i nostri parlamentari, la nostra capogruppo alla Camera, Roberta Lombardi, che non è assolutamente cambiata, è una persona come noi, viene, diciamo, come ha sempre fatto perfino un'altra parlamentare, adesso è senatrice, viene ai nostri banchetti, parla con le persone, e questa è la forza del movimento. Quello che non trasparirà mai in televisione è che la rete e le persone hanno già iniziato il cambiamento. Io
Vorrei far parlare anche i diciamo, futuri mini sindaci di Roma, quindi vediamo un po', Raffaele Schettino, candidato sindaco al secondo municipio, se ci può, anzi mini sindaco al secondo municipio, se ci può dire qualcosa su questa nostra sfida alle istituzioni. Allora, io vengo a rappresentare un municipio che accorpa due realtà, secondo e terzo municipio, due realtà diverse, San Lorenzo e Parioli. Stiamo provando ad unire realtà diverse sulla base di un programma comune. Parliamo di trasparenza, mobilità diversa, speculazione edilizia. Questi stessi problemi li ritroviamo in tutta Roma. Vogliamo riproporre un modello diverso di gestione della città. Vi faccio degli esempi. Abbiamo scoperto nel bilancio municipale che i nostri amministratori, oltre al gettone di presenza, prendono rimborsi chilometrici, cioè raddoppiano lo stipendio con rimborsi chilometrici. La cosa non riguarda solo amministratori di centrosinistra, ma è bipartisan, amministratori di centrodestra e di centrosinistra, abbiamo i nomi. Questi stessi amministratori si ripropongono per il governo del municipio. Già mandandoli a casa possiamo dire che abbiamo fatto un po' di strada insieme. Grazie. Veramente tanti, ma io non li chiamerei neanche compagni, amici, per me sono amici proprio. Carlo Cafarotti, due parole per dare voce al suo municipio, lui è un altro candidato presidente in un altro municipio di Roma. Ragazzi, io sono uno dei tanti, presidente dell'undicesimo, diventerò ottavo, però voglio dire solo una cosa, ci stanno tirando fango in ogni direzione, distorsione mediatica di ogni tipo, noi lo sappiamo, dobbiamo però farlo sapere agli altri, questa è una cosa importantissima. Aggiungo che in questo municipio, come ha detto Fabio, noi facciamo rete tra tutti quanti, siamo finanche amici in gran parte. Voi avete la fortuna qui di avere Fabio Tranchina, tenetevelo bene stretto, che è uno spettacolo. Come direbbe Totò, vota e fai votare Fabio, ok? Grande. Guarda, un'altra testimonianza, grazie per l'affetto Carlo, che lo sai assolutamente, e anche la stima è reciproca. Io volevo far parlare anche Francesco Spera, che è un altro nostro candidato presidente. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, sono Francesco del 18° municipio, diventerà 13. Siamo qui oggi proprio per dire a tutta Torbella Monaca che il Movimento 5 Stelle è unito e che le problematiche vostre sono le problematiche nostre, noi siamo cittadini come voi, né più né meno ovviamente, e che dobbiamo fare gruppo tutti quanti, non solo noi del Movimento, tutti i cittadini, perché solo così si possono cambiare le cose. Grazie. Grazie, grazie. Anche una parola a Daniele Diago, che è un altro candidato presidente di un altro municipio. Grazie. Grazie Fabio, grazie a tutti per il vostro invito. Mi chiamo Daniele Diago, ho 30 anni, sono del municipio 16, diventerà 12, Monteverde, Colli Portuensi, Malagrotta, insomma, ovviamente i problemi nel mio municipio sono tanti, ovviamente diversi tra loro. Io è un anno che faccio attivismo e sinceramente devo al Movimento 5 Stelle tutto, perché comunque mi fa sentire un libero cittadino, cioè mi fa sentire una persona libera, ovviamente le istituzioni ci hanno allenato e questo è quello che vogliono, ci vogliono isolare. Noi dobbiamo ovviamente essere un gruppo unito, forte, compatto e vedere verso una meta unica, che è quella del cambiamento. Perciò dobbiamo ritornare ad essere una comunità, non dobbiamo sentirci singoli individui e dobbiamo tutti quanti lottare per un bene comune. Grazie a tutti. Allora, dopo diciamo, queste piccole introduzioni vorrei entrare un po' nel vivo. C'è una, diciamo, una cosa abbastanza seria che è successa in un municipio vicino da noi. Prego Monica Lozzi, che è un'altra candidata presidente del nono municipio, giusto? Nono decimo, che è diventato settimo, e ci parlerà di quello che sta succedendo adesso in questo momento nel suo municipio, una cosa abbastanza grave. Allora, buon pomeriggio a tutti. Come alcuni di voi sapete, finita questo incontro qui a Torbella Monaca, saremmo dovuti andare tutti a Piazza Re di Roma, dove è stato puntualmente chiesto l'OSP.
dal Movimento 5 Stelle. E gli altri ragazzi di zona del Movimento sono andati a Piazza Re di Roma, c'è il palco di Marino al centro di Piazza Re di Roma, 3 gazebo del PD, 2 di Casa Pound, quindi siamo costretti per motivi di sicurezza, perché ho chiamato anche la questura e ci hanno consigliato di non andare più, a far saltare la manifestazione. Manifestazione che è costata soldi per il volantinaggio e tempo. Questa è l'ennesima dimostrazione che anche in campagna noi dobbiamo rispettare le regole e gli altri no. Quindi valutate voi. Grazie Monica. Allora, io purtroppo devo registrare sul territorio che c'è un grosso problema di compatibilità proprio ambientale, nel senso che i vecchi partiti non riescono a capire che le persone sono stanche, il cambiamento è già arrivato, il Movimento 5 Stelle lo sta mettendo in atto e usano qualsiasi mezzo per veramente ostacolarci. Nei confronti diretti non c'è proprio competizione. Io, guarda, farei parlare direttamente il nostro candidato sindaco, perché lui ha veramente il polso di tutta Roma e ci può veramente dimostrare con le sue parole che la rete è già in funzione, stiamo già collaborando con tutti. Grazie. Grazie Fabio. Speravo che Fabio non mi chiamasse, perché vengo da un agriturismo al 12esimo, abbiamo appena stramangiato, ho bevuto un litro di vino, quindi non so bene quello che dirò. Però scherzi, vado a ruota libera, sì, ormai andiamo a ruota libera. Quello che... L'importante è che dopo non pia la coca, meglio il vino che la coca. Va bene, fino a che quello va bene, dai. Io da dico male. Beh, questo che ha raccontato Monica è l'ennesimo fatto, anche la manifestazione finale. Alemanno la farà all'Arco di Costantino, che è zona archeologica vincolata, quindi anche quello è un abuso, ma sappiamo che ormai i partiti stanno facendo di tutto per difendersi da noi. Basta che vediamo quello che stanno facendo qui a Roma. L'altro giorno io in TV ho detto che abbiamo speso meno di 10.000 euro e anche con la pubblicità sugli autobus non ci siamo arrivati. Loro hanno messo in campo delle corazzate, 700.000 euro, 500.000 euro, e segno che ci temono. Anche la politica nazionale, ora ce lo dirà anche Roberta lo attesta, insomma stanno facendo di tutto per escluderci, però come ha già detto Fabio siamo convinti che questa rivoluzione sia iniziata, ormai il processo è partito, siamo determinati, e giochiamo per vincere e poi come con i nostri mezzi, con le nostre forze di semplici cittadini. Abbiamo fatto un ottimo programma qui su Roma, c'è gente che ci ha lavorato da un anno, ma soprattutto andremo a portare, senza entrare poi nel merito delle singole tematiche, perché sennò sarebbe anche troppo lungo, però andremo prima di tutto a portare un altro modo di governare, andremo a portare trasparenza, tutto sarà pubblico perché non solo lo dice la legge, ma anche perché per far rendere conto a voi cittadini di come stanno le cose. Ad esempio oggi abbiamo ottenuto l'accesso agli atti sui contratti derivati che sono stati nascosti per qualche anno, prima in gestione commissariale, poi Alemanno per 5 anni ha fatto finta di niente, perché tanto questi partiti sono la doppia faccia della stessa medaglia e quindi si proteggono a vicenda, e noi siamo arrivati a scardinare questo sistema. Oggi sappiamo che Veltroni si è fatto bello facendo contratti derivati per 6 miliardi di euro, e i nostri stanno facendo i conteggi per capire quanto paghiamo di interessi, ma sembra che sia quello che basterebbe per mandare gratis tutti i bambini di Roma all'asilo nido, invece non ci va neppure il 30%, ma la trasparenza servirà proprio per farvi rendere conto a voi, a noi cittadini, di come stanno le cose, perché poi questo serve per partecipare, e questo al di là del vincere o perdere, e noi speriamo di vincere, giusto? Sicuro. Al di là del vincere o perdere è quello che è il presupposto di base del movimento, cioè la democrazia partecipativa. Comunque, ripeto, ci presentiamo con un ottimo programma, una squadra di candidati, sono giovani, onesti, magari qualcuno inesperto, ma preferiamo l'inesperienza e la nostra onestà. L'onestà andrà di moda. Grazie a tutti. Grazie.
hanno dato la scelta di, come dire, intervallare una persona con un'altra, cioè Marcello è il nostro candidato sindaco, che ovviamente in un'altra, in qualsiasi altra manifestazione avrebbe parlato per ultimo, però siccome è uno di noi parla insieme a noi, parla, è arrivato Berlusconi. In diretta lo facciamo parlare pure a lui. Cribbio. Comunque vabbè, facciamo parlare Alessio, che è un altro candidato presidente di un altro municipio di periferia come il nostro, quindi ci è molto vicino. Grazie Alessio. Grazie a voi tutti. Io sono Alessio Marini, candidato portavoce alla presidenza del 15esimo, ora 11esimo municipio. Sta a significare Trullo, Magliana, Ponte Galeria, quindi diciamo un municipio composto per lo più da periferie. Ecco. Qua? Ok. Allora, immagino sì che molto probabilmente avremo dei problemi simili ai vostri, ma anche simili a quelli a cui facevo riferimento prima. Anche a noi è successo di essere stati scalzati da tredicine a Piazzale della Radio, che praticamente ci ha soffiato un'occupazione di suolo pubblico e nessuno ci ha dato spiegazioni, però fatto sta che lui ci ha messo il banchetto e quello era il posto nostro. A parte questo, viviamo in un municipio, il nostro, dove la gente è effettivamente esasperata. Il nostro municipio è stato governato per 20 anni da Paris, che è del PD, e questo ha generato negli ultimi anni soprattutto un fortissimo fenomeno di astensionismo. Un astensionismo che deriva da, praticamente dalla rassegnazione e dal disgusto di queste persone, dalla mancanza insomma di fiducia, ecco. E molte persone tendono purtroppo, perché male informate eccetera eccetera, ad assimilarci talvolta alla vecchia politica. Quello che noi tendiamo a dire a tutti è che noi non siamo, ovviamente, come tutti sapete, un partito. Siamo e vogliamo essere uno strumento nelle mani dei cittadini. Vogliamo essere uno strumento nelle mani dei cittadini che tutti possono utilizzare, dando un contributo e aiutandoci a tracciare la via che vogliamo seguire, che è una via che ci deve portare verso un futuro più virtuoso. Grazie, infatti trasparenza, cioè l'applicazione piena della trasparenza. Per esempio Marcello prima citava l'accesso agli atti dei derivati. A Roma praticamente sono stati sempre nascosti, cioè hanno fatto dei debiti o perlomeno sottoscritto dei contratti di derivati che nessuno conosce. Quindi tirandoli fuori già potremmo renderci conto se abbiamo ancora qualche capacità di capire quello che ci hanno fatto i politici fino ad oggi, perché la cosa peggiore è quella di non sapere che cosa è successo dentro alcune stanze. Io darei la parola al nostro candidato al Comune di Roma, Enrico Stefano, e poi passerei anche a qualche rappresentante già eletto alla Regione Lazio. Grazie. Allora, grazie dell'accoglienza. Io sono molto contento di essere qui, che siamo tutti quanti qui, perché ci stiamo piano piano riappropriando di quelli che sono gli spazi pubblici. Stiamo tornando a scendere in piazza, costantemente, non per un singolo evento, non per un evento spot, ma per ricominciare a parlare, per ricominciare a confrontarci. Secondo me questo è un aspetto molto importante, che fanno fatica gli altri a capire. Certe volte facciamo anche fatica noi stessi, attivisti o più o meno candidati del movimento, che è il fatto che il nostro è un movimento completamente nuovo. Noi ci poniamo una, cerchiamo di cambiare proprio il metodo, l'approccio alla politica di quello che è stato negli ultimi 30 anni. Faccio un esempio molto banale: ieri ero stato invitato ad un confronto con altri due candidati al consiglio comunale, uno mi sembra del PD, del PDL, tanto ormai fai anche molta fatica a distinguerli tra loro, perché non si capisce chi è del PD e chi è del PDL, e vedevo che quanto, secondo me, questa gente non si rende conto, ha vissuto veramente su Marte negli ultimi 30 anni e non capiscono i cittadini che piano piano si sono incazzati, ma adesso, oltre ad esserci semplicemente incazzati, stiamo crescendo quotidianamente piano piano, perché continuavano a fare le solite promesse, a tirare fuori le solite giustificazioni come se nulla fosse accaduto. Allora lì siamo in una scuola di estrema periferia, di quella che è la periferia dell'ottavo municipio, che è già un municipio di periferia,
E loro candidamente hanno cominciato a dire: no, questo ok, vi prometto che lo faccio, questo vi prometto che lo faccio, questo non l'ho potuto fare perché era colpa della Polverini, no, era colpa di Zingaretti, no, la regione, no, la provincia, no, lo Stato, però c'è la crisi, però c'è la pioggia, e domani nevica e via dicendo. E io invece sottolineavo l'aspetto che questa gente non so se in che mondo ha vissuto fino ad oggi. E gli ho detto: ragazzi, noi non vi promettiamo nulla, cioè noi non siamo venuti qui a fare promesse, a dire realizzeremo questo, realizzeremo quest'altro, noi siamo venuti qui a prenderci l'impegno di portarvi con noi nelle istituzioni, a prenderci l'impegno di far rendere finalmente tutti i cittadini partecipi di quella che è la vita pubblica, perché il metodo della delega, il metodo della ti porto la lista della spesa ogni 5 anni e poi chi mi fa più promesse gli do il voto, non esiste più. E questa gente continua come se nulla fosse. L'altro giorno siamo andati a un centro anziani, perché comunque siamo andati un po' a fare un po' di informazione, c'era il cartello di Tredicine, verrà l'onorevole Tredicine, vi prenderà col pullman, vi porterà a vedere lo spettacolo. Signori, questa gente non ha capito proprio, continuano imperterriti a elargire regali in questo modo clientelare che non porta da nessuna parte, con quelli che poi sono i soldi pubblici, sono i soldi di tutti. Ti porto a vedere al teatro e poi magari però quando vai al pronto soccorso stai una settimana in barella perché non ci sono i posti letto. Questa è una politica tra molte virgolette che deve finire, non può finire dall'oggi al domani. Anche a noi adesso che vedete questi nostri manifesti, le nostre bandiere, sì, il voto datecelo pure, ci fa piacere, se sulla scheda azzurra e sulla scheda rosa mettete la X su 5, sul nostro simbolo, ma venite alle nostre riunioni, noi ci incontriamo qui quasi tutte le settimane, venite ai nostri banchetti, noi ormai siamo più per strada che dentro le nostre case. E ricominciamo un po' a dibattere, a capire quali sono i problemi, quali sono le proposte per andare avanti, perché ormai non esiste più il politico che ti cambia la vita. Non ci date fiducia, anche se ispiriamo molta fiducia, ma non vi fidate di noi, fidatevi di voi stessi e seguiteci e rompeteci le scatole, grazie. Bravo, bravo. Grazie Enrico, questo è fondamentale del Movimento 5 Stelle, cioè la fiducia viene data e poi lasciata lì per 5 anni. Noi sinceramente in questo modo è abbastanza arcaico, cioè delegare qualcuno per fare qualcosa è stata la causa di tutto, cioè quello che non deve succedere più è che il politico di turno, può essere del movimento, può essere di qualsiasi partito, viene lasciato da solo con una delega in mano, una delega in bianco. Cioè noi dobbiamo controllare, ma non noi del movimento e basta, tutti dovrebbero avere la possibilità di controllare quello che succede, perché se poi scopriamo che una parte dei nostri soldi sono stati investiti male, non è il problema del politico che è scappato tipo Fiorito o tipo qualcun altro, il problema è dei cittadini. Cioè se la metro C, che poi doveva veramente unificare Roma un quadrante con un altro, cioè viene a costare 3 volte di più, quelle 2 quote in più di spesa per ogni chilometro quadrato vengono sottratte ai servizi. Quindi cioè, ragionare su quello che è successo è importante, e per evitare che risucceda nel futuro bisogna vigilare. Io invito direttamente una nostra carissima amica da sempre, che adesso è diventata consigliere regionale del Lazio, Silvana, se si può avvicinare. Silvana di